Eccomi qua, anche oggi un nuovo video di cucina. Quello che oggi vi voglio proporre sono queste focaccine. Focaccine sono, come vedete, sono morbidissime. Guardate che meraviglia, si possono mangiare o come pane, se non avete il pane in casa fate queste focaccine, oppure anche farcirle. Io mi sono già preparata tutti gli ingredienti per farcirle. Questa sera mangeremo queste focacce che saranno naturalmente buonissime. Naturalmente voi le potete farcire a piacere, comunque sia sarà sempre un buon risultato. Allora, bando alle ciance e andate a vedere il video. Metto la farina in un contenitore e poi a parte sciolgo il lievito nell'acqua calda. Io ho usato il lievito di birra, ma potete usare anche il lievito secco. Aggiungo il lievito sciolto nella farina e continuo a mescolare. Ed ora siamo allo zucchero, ce ne metto un cucchiaino. Ed ora mettiamo l'olio. Ed ora passiamo al latte. Ora mettiamo il sale sempre lontano dal lievito, altrimenti l'impasto non lievita. Ora ci aiutiamo con le mani, se abbiamo bisogno di farina ne aggiungiamo ancora un po'. Lo passiamo nell'asse, l'impasto, e continuiamo a impastare. Deve risultare una palla bella liscia. Dovete tirare la pasta dal basso verso l'alto, in questo modo. Poi piegate l'impasto così, verso l'interno, deve diventare una palla bella liscia. Prendete il contenitore, lo spolverizzate un po' di farina, rimettete la palla in questo contenitore e ci mettete la pellicola sopra. Dopo la pellicola ci metto anche un canovaccio e invece di metterla in forno a lievitare, la metto in frigorifero ancora per 2 ore. Sono passate le 2 ore di lievitazione. Ora riprendo l'impasto, lo rimetto nell'asse con un po' di farina perché non si appiccichi alle mani e con un mattarello lo stendo uno spessore circa di 1 centimetro. Coppa pasta, il mio è circa 10 cm per 10, faccio dei cerchi, praticamente taglio la pasta in questo modo.
Poi prendo i miei cerchietti e li metto nella teglia del forno. Copro ancora con un tovagliolo e li metto a riposare nel forno ancora per 30 minuti con la lucina accesa. Passata la mezz'ora, inforniamo a 170 gradi per 20-25 minuti nel forno ventilato, a 180 gradi nel forno statico. Nel frattempo che cuociono, mi sono preparata la farcitura. Mi sono preparata della frittata, del bacon, degli hamburger, ancora del formaggio spalmabile, poi della mozzarella a fette, dell'insalata, dei pomodori. Voi farciteli come volete, vi assicuro che sarà una bontà.